Shalom a tutti. Shalom a tutti e benvenuti al nostro nuovo appuntamento con l'alfabeto ebraico. Ecco, vedremo ogni lettera dell'alfabeto che riporta appunto a un archetipo divino. La lingua ebraica è conduttrice proprio del verbo divino e adesso riconduce. Gli antichi ebrei scrivevano, come sappiamo, da destra a sinistra. Anche qui c'è un significato molto bello. I semiti erano gente del sud. I loro sacerdoti scribi si volgevano a sud per incidere sulla pietra i caratteri sacri. La mano dell'incisore, che si muoveva verso il sollevante, cioè verso l'oriente, si spostava appunto da destra a sinistra, verso est, che è il senso, dà il senso dell'orientamento. Questo è importante anche per capire queste grandi lettere, che sono le lettere dell'alfabeto ebraico, che sono appunto immagini del verbo. Ogni lettera proferisce un suono a seconda della qualità del suo essere. E ci sono, la lingua ebraica dunque composta da queste 22 lettere che appunto ci parlano della creazione. Infatti gli antichi ebrei dicevano che il mondo appunto è stato creato attraverso queste 22 lettere. Iniziamo con la lettera Aleph. Come vedete, ecco, nell'immagine abbiamo l'evoluzione di questa lettera Aleph ebraica che prende origine dal geroglifico egiziano come una testa cornuta di bue, poi ancora il proto-semitico, sempre appunto il bue, e poi con i fenici, con la scrittura cananea, si ribalta verso destra, si ribalta la testa in seguito alla scrittura cananea in maniera orizzontale, per poi capovolgersi invece nell'Aleph greco, contiene ancora l'orizzontale, poi capovolgersi nella civiltà etrusca e in quella latina. Ecco, la lettera Aleph è composta da queste lettere, la Aleph, la Lamed e la P finale. Se noi leggiamo iluf, è appunto il verbo insegnare. Se noi leggiamo aluf, invece il principe, il signore, il capo, il campione. Dunque l'ebraico quadrato adotta questo segno misterioso scolpito con una vav. Ecco, adesso con una vav. Ecco, al centro in maniera obliqua e con due yod, uno in alto e uno in basso, uno che esprime il mondo divino, un mondo materiale. Ecco, e la vav rappresenta il firmamento. Questo simbolo è importante per capire anche che ogni lettera, abbiamo detto, corrisponde a un numero. L'Aleph corrisponde al numero 1. Però, ecco, dividendo questa Aleph, che è composta da tre altre lettere, possiamo dire che ogni lettera poi ha un numero. Per esempio la Yod è 10 e la Vav è 6, quindi abbiamo un totale di 26. 6 più 10, 16 più 10, 26, che rappresenta il valore numerico proprio del tetagramma. Quindi l'Aleph contiene già questo grande mistero, che è il mistero della divinità, del Dio che si è rivelato nella forma del tetagramma. Dunque, questo simbolo, abbiamo detto, in origine era un bue, quindi il fatto che il bue ha delle corna è importante proprio perché il corno sta a esprimere il simbolo di potenza, di forza,
è la fonte della forza, dell'informazione, è quell'energia che si forma all'interno di ognuno di noi. Questa informazione viene proprio da Dio, dall'alto, e ci dà la possibilità proprio di insegnare. Infatti, se noi scomponiamo Aleph in El e Pe, El è il nome di Dio e Pe è la bocca, colui che parla, che insegna. Quindi è importante anche questo, ci ritorneremo più in là. La lettera, dunque, stavamo dicendo delle corna, importante perché il termine è sia corno che corona, è lo stesso termine ebraico è keren, che significa irraggiamento, splendore, gloria. Dunque, colui che riceve l'informazione dall'alto diventa poi, e lo comunica attraverso l'insegnamento, diventa incoronato, diventa splendore. E quindi questo è il cammino che ognuno di noi deve seguire, proprio dall'Aleph iniziale all'Aleph finale. Dall'iniziale rappresenta questa informazione, le corna del bue, e l'Aleph finale invece la corona e lo splendore, la gloria, in cui noi entriamo nel mondo della divinità. E infatti le corna sono come delle antenne alzate verso il cielo, fonte dell'informazione. Il cielo esterno è altro che simbolo poi del nostro cielo interiore. Comprendiamo quindi perché l'Aleph greco e poi la nostra latina, queste corna sono state un po' rovesciate, prima in orizzontale, poi capovolte. E in un certo senso potremmo dire che hanno perso questa informazione, hanno perduto il loro potere e sono diventate vuote di senso. Ecco perché è importante cogliere l'origine, ecco, di ogni cosa, quindi l'origine soprattutto di questa lettera, la lettera Aleph. Inoltre la lettera Aleph in esteso, Aleph, Lamed e Pe, ha valore numerico 831. Tale numero si semplifica in 3, perché il totale è 12, 2 più 1, 3. È importante questo perché poi vedremo che anche la lettera Gimel, che ha valore 3, e l'iniziale del 3, 3 e 1 sono inseparabili. In un certo senso esprime un po' anche il mistero trinitario. Inoltre, la totalità dell'alfabeto, dall'Aleph alla Tav, è immagine proprio dell'alfabeto divino, delle grandi lettere divine, che sono le strutture archetipe. In tale prospettiva, l'Aleph è la sorgente divina che feconda e genera tutte le altre lettere. Inoltre, la lettera Aleph richiama proprio Elohim, ecco perché molte volte nei nostri video abbiamo detto che l'Aleph è Dio, Elohim, è lo sposo divino che si ritrae affinché la sposa, cioè la sua creatura, sia. E questo è importante da sapere, poi per riconoscere, ecco, il significato poi di ogni parola ebraica. Inoltre, ecco, l'Aleph, abbiamo detto prima, è Dio che apre la bocca, Dio che si fa dunque apertura, cioè si manifesta mediante il verbo divino. In quel giorno, nel giorno 1, Dio in un certo senso crea la luce, cioè si fa verbo attraverso il verbo, cioè che si fa verbo, si fa luce mediante il verbo di Dio. Non, però non si può essere luce se non c'è appunto questa ricettività alla luce, ed è la primissima opera della luce energia creata, quella che la riceverà. Ecco perché dopo la lettera Aleph esamineremo la lettera Bet. La lettera Bet, che è la seconda lettera alfabetica, ed è una lettera di ricezione, valore numerico 2, cioè seconda lettera. In essa è nascosto, ecco, il senso della creazione, la dualità, no, della creazione. Poi vedremo appunto al prossimo video per la lettera Bet. Bene, in conclusione diciamo che, ecco, questa lettera Aleph in un certo senso ci richiama proprio l'unità. È il giorno 1, giorno Echad, il giorno 1, ed è un nome divino. È importante questo perché poi, ecco, Dio poi separerà la luce dalle tenebre e quindi rappresenta l'unità, l'origine, come quindi significato traslato, potremmo dire che l'Aleph, oltre a rappresentare Dio Elohim, rappresenta appunto l'origine di ogni cosa e quindi
il principio. È importante poi perché feconda le altre lettere come un polo di respirazione per ogni livello del mondo creato. È come un polo di respirazione. Infatti, la lettera Aleph è come una grande elica. Se noi la facciamo girare, rappresenta un'elica che produce appunto il vento. Quindi, infatti, molti antichi ebrei appunto dicono che l'Aleph è lo spirito. Quindi è importante anche questo per capire poi le successive, ecco, altri significati. Bene, abbiamo concluso, ci vediamo, dunque ci risentiamo alla prossima, al prossimo video che parleremo della lettera Bet. Shalom a tutti.